qua Matteo Salvini è a Napoli, è in questo momento all'interno della prefettura. C'è sicuramente una situazione di grande tensione, è inutile dire che ci stanno chiaramente le forze dell'ordine schierate in tutta antisommossa, polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutte e tre i corpi dello Stato sono presenti. Sono ragazzini delle scuole che manifestano contro la plastica lasciata nell'ambiente. Noi fra poco saremo chiamati per partecipare alla conferenza stampa, quindi continueremo a tenervi informati, voi continuate a seguire il servizio. Salvini adesso in prefettura, cosa volete chiedere al ministro? Il motivo è perché noi abbiamo acquistato delle case con un mutuo, con concessione edilizia rilasciata, ma tutto falso. Dopo 20 anni dobbiamo uscire dalle nostre case perché le case sono abusive e vogliamo che qualcuno ci tutela. Una casa venduta all'asta 2 anni fa dal tribunale, non possiamo uscire 14 famiglie, andare per strada con bambini in validi, persone anziane. Va benissimo, grazie. Quindi le problematiche da sottoporre al ministro Salvini sono tantissime, tra le quali anche questa qua della casa, come potete sentire, le più svariate. C'è una voglia di sentire, di parlare con le autorità, perché la gente si sente anche un pochino lasciata allo sbando delle amministrazioni locali. Ben ritrovati, l'attenzione che ho per la città di Napoli e la fiducia che hanno i cittadini napoletani e la speranza che questa città abbia un futuro sempre migliore è rappresentata dal fatto che è la città dove ho fatto più comitati per l'ordine pubblico e la sicurezza. Ovviamente non è un dato che esaurisce il resto dell'impegno, però Milano e Roma mi hanno visto presente una volta, questa è la terza volta per i comitati formali, più le altre volte che ci sono venuto informalmente. Ogni volta mi sono sempre ripromesso di portare, grazie al lavoro straordinario, ci tengo a ringraziare tutte le istituzioni del territorio, dalla prefettura alla questura, a tutte le forze dell'ordine in grande accordo con la procura e la magistratura, perché se viene meno solo una parte del puzzle evidentemente non si va lontano, però qua c'è un lavoro di concordia e di efficacia che porta risultati eccezionali. C'è sulla città una riduzione fortunatamente dei reati rispetto all'anno precedente, ci sono stati degli arresti eccellenti, dopo 14 anni proprio oggi è stato certificato un 41 bis per Marco Di Lauro, le forze dell'ordine stanno lavorando per rintracciare tutti i finanziamenti e gli appoggi durante questi 14 anni di latitanza. Sono stati dati colpi sostanziosi a 14 clan della città e della provincia. Altre operazioni di ripristino della legalità sono in corso d'opera. Io mi sono fatto carico la prossima volta di tornare, perché giustamente dalla provincia mi dicono ma sempre a Napoli, quindi posso già dire che un obiettivo di riconquista di legalità di cui abbiamo discusso documentalmente al tavolo riguardo a Torre Annunziata. Salve Ministro, io mi atterrò invece al territorio nazionale, al nord si sta parlando da moltissimo tempo, Lombardia, Veneto ed Emilia parlano di regionalismo differenziato, qui in Campania lei sa benissimo che è iniziata la raccolta firme per un referendum per la realizzazione di una macroregione autonoma del sud. Tanto volevo capire il suo punto di vista e se è il caso di cominciare a pensare a un'Italia diversa. Innanzitutto, quando si raccolgono firme e si vogliono fare proposte sulla via della democrazia con referendum, io sono assolutamente a sostegno di qualunque ipotesi richiesta referendaria. È chiaro che l'organizzazione che prevede di passare sempre solo dal centro per decidere tutto non funziona. Non funziona per Napoli, non funziona per Milano. E quindi io ritengo che la via autonomista sia di vantaggio soprattutto per le regioni del sud, perché finalmente ci sarà una responsabilità. Perché se molti, troppi napoletani e campani non riescono a farsi curare o visitare negli ospedali di Napoli e della Campania e devono andare dal privato, andare in altre regioni d'Italia spendendo dei soldi, evidentemente non è colpa del destino cinico e baro, ma c'è qualcuno che non fa fino in fondo il suo lavoro. Questi sono numeri. Quindi sicuramente c'è solo da guadagnare con una gestione più attenta, più trasparente, più vicina ai territori, di uomini e risorse. Poi se si vuole organizzare con regioni, macro regioni, per carità di Dio, ogni proposta è la benvenuta. Grazie Ministro.